Ha fatto tappa a Pescara il roadshow Humanizing Energy, la campagna itinerante realizzata dall'Enea per un nuovo modello di progettazione urbana centrato sulla riqualificazione energetica del costruito. Il tour nasce nell'ambito del programma nazionale per la formazione e l'informazione sull'efficienza energetica in Italia in classe A ed è promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Partito da Bologna lo scorso 7 maggio con l'obiettivo di fornire spunti per progetti di riqualificazione innovativi in grado di rendere le città più resilienti e sostenibili. L'obiettivo è di però avvicinarsi ai territori, perché il grande cambiamento avviene nelle città. La maggior parte della popolazione vive nei luoghi urbani e quindi la città è la grande sfida, anche e soprattutto per l'adattamento, il cambiamento, quindi trovare dei modi, e questo va fatto con la tecnologia ma insieme alle persone, perché altrimenti non arriveremo da nessuna parte, le persone non vogliono subire una tecnologia. E quindi noi siamo qui per presentare anche questo modello, che è un modello delle 3A, avvicinare, quindi recarsi nei luoghi e parlare con gli stakeholder, l'altro è abilitare, quindi dare alle persone gli strumenti per il cambiamento e agire, quindi l'azione è quella che ci consentirà di farlo in ragione delle cose precedenti. Noi siamo un paese molto efficiente energeticamente, a livello di rating internazionale, soprattutto perché le nostre aziende, industrie sono molto efficienti. L'edilizia fatica, ma perché è nata in un contesto diverso, in un contesto in cui non c'era la sensibilità, però siamo molto attivi. Il tema del 110, no, che ha suscitato molte polemiche, ma in realtà noi siamo l'unico paese europeo che ha fatto grandi investimenti con gli incentivi per riuscire ad ottenere gli obiettivi. Quindi dal punto di vista della politica c'è una sensibilità forte, ma da sempre, noi dagli anni 70, noi siamo antesignani in Europa di molte normative quando l'Europa ancora non esisteva e quando l'Europa ancora non aveva questa sensibilità. Quindi